Allora, oggi abbiamo il piacere di avere con noi l'amico Manuel Kroll, che viene da Istanbul, quindi ha fatto un viaggio apposta per noi, quindi dobbiamo essere molto grati, per parlare di un argomento che è, diciamo, vecchio e attuale, come tanti argomenti vecchi. Machiavelli nel senso del machiavellismo, cioè nel senso di quell'idea del pensiero di Machiavelli, che secondo molti studiosi appunto è un'idea distorta, che va appunto sotto noi di machiavellismo, cioè come insieme di quei precetti indirizzati dai governanti che hanno come fine, diciamo, il raggiungimento dell'obiettivo del governo, e questo anche a discapito del rispetto delle norme del codice morale, di quello che viene definito il codice morale, no? Per cui il termine machiavellismo appunto è entrato qua nella storia in questa accezione appunto deteriore. C'è una frase che tutti quanti ricordiamo fin dal liceo, il fine giustifica i mezzi, che proprio sintetizza quest'idea del pensiero di Machiavelli, quindi machiavellismo. Però questa frase in realtà non è di Machiavelli, ma è di Francesco De Sanctis, di quel grande critico letterario, scrittore, storico, filosofo, storico della nostra storia della letteratura italiana, che è Francesco De Sanctis. Quindi rubo soltanto qualche minuto per leggervi un estratto appunto del capitolo quindicesimo della storia della letteratura italiana di Francesco De Sanctis. Io mi sono preso la briga di andarmelo a rileggere in un'edizione editata da mio nonno, che è del 1921, edita da Morano, e quindi un'edizione storica, perché è uscita nel 12 la storia della letteratura italiana. Avrei voluto portarla con me, però insomma non penso più. E quindi mi sono semplicemente trascritto appunto questo brano che vorrei appunto leggere. Allora, Machiavelli, per la sua cultura letteraria, per la vita licenziosa, per lo spirito beffardo e motteggevole e comico, si dedica al Boccaccio, a Lorenzo e a tutta la nuova letteratura. Non crede a nessuna religione e perciò le accetta tutte, e magnificando la morale in astratto, gli passa sopra nella pratica della vita. Ma ha l'animo fortemente temprato ed invigorito negli uffici e nelle lotte politiche, aguzzato negli ozi ingrati e solitari. E la sua coscienza non è vuota. C'è lì dentro la libertà e l'indipendenza della patria. Il suo ingegno superiore e pratico non gli consentiva le illusioni e lo teneva nei limiti del possibile. E quando vide perduta la libertà, pensò all'indipendenza e cercò negli stessi medici l'istrumento della salvezza. E poi, dedica tutto un intero capitolo a Machiavelli, ho semplicemente individuato alcuni brani più significativi. Più avanti dice: c'è un piccolo libro di Machiavelli, tradotto in tutte le lingue, Il Principe, che è quello appunto per il quale in definitiva tutti ricordiamo Machiavelli, che ha gettato nell'ombra le altre sue opere. L'autore è stato giudicato da questo libro, e questo libro è stato giudicato non nel suo valore logico-scientifico, ma nel suo valore morale. E hanno trovato che questo libro è un codice della tirannia fondato sulla turpe massima che il fine giustifica i mezzi. Quindi ecco dove si trova la frase che tutti ripetiamo, ma che non è di Machiavelli, ma è stata proprio introdotta da De Sanctis. E il successo loda l'uomo. E hanno chiamato machiavellismo questa dottrina. Molte difese sono si fatte di questo libro, ingegnosissime, attribuendosi all'autore questa o quella intenzione più o meno lodevole. Così ne è uscita una discussione limitata e un Machiavelli rimpiccinito. Questa critica non è che una pedanteria, ed è anche una meschinità porre la grandezza di quest'uomo nella sua utopia italica, oggi cosa reale. Noi vogliamo costruire tutta intera l'immagine e cercare ivi i fondamenti della sua grandezza. Niccolò Machiavelli è innanzitutto la coscienza chiara e seria di tutto quel movimento
che nella sua spontaneità dal Petrarca e dal Boccaccio si stende sino alla seconda metà del Cinquecento. In lui comincia veramente la prosa, cioè a dire la coscienza e la riflessione della vita. Quindi questo è in sintesi, diciamo, il pensiero di De Sanctis su Machiavelli. Tu mi chiedevi, diciamo, nel primo pomeriggio, se si poteva inserire appunto in quel genere letterario dello specchio del principe, no? Sì, ti chiedevo se traduce questo termine tecnico. Sì, no, in effetti c'è, sono appuntato alcuni titoli. In effetti è così, come appunto come dici tu, e questo genere appunto è stato ereditato addirittura dall'antichità classica, perché abbiamo un esempio, un'opera di Seneca, che tra l'altro tu conoscerai sicuramente come studioso di Seneca, che è De Clementis, che appunto che si inserisce in questo filone dello specchio del principe, un manuale di virtù e d'uso dei reggitori. Però ci sono sempre nello stesso periodo in cui è vissuto Machiavelli, quindi nella prima metà del Cinquecento, ci sono altri molti esempi di questo genere, me ne sono appuntate alcune, per esempio c'è cioè De Principe Liber di Giovanni Pontano del 1503 e il De Vero Principe di Bartolomeo Pratina che è addirittura del 1481, quindi ancora più vicino a Machiavelli. Bene, adesso prima di lasciare la parola a Manuel, do la lettura di una bella presentazione che ha fatto Isabella De Paz, che purtroppo non è potuta intervenire oggi perché si è rotta un femore, però lei insomma va il pensiero riconoscente perché mi ha aiutato molto nell'organizzare questa conferenza, quindi mi piace appunto leggervi quanto dice Isabella De Paz a proposito della conferenza di Bari. Si può parlare dell'attualità di Machiavelli, ma con molte cautele. Le sue opere sono fra le più lette, soprattutto dai politici e dai loro critici, dai leader nascenti e dagli agguerriti oppositori. Gli uni e gli altri, prima o poi, subiranno il confronto con la figura del principe, da lui descritta e identificata. Alan Friedman ha scritto che la classe politica italiana si considera ed è considerata nel mondo machiavelliana per eccellenza. A negare il legame ci si sente spesso meno professionisti, non sempre più giusti. Solo gli attivisti del nuovo corso della politica ne negano la lezione senza troppo conoscerla forse, perché Niccolò Machiavelli non ha mai ignorato il problema morale. Comunque sia, per invitare in cattedra un pensatore del suo livello, gli autori del richiamo devono aprire un dialogo alto. Interpretiamo così la proposta di Manuel Knorr che analizza le relazioni fra il pensiero dell'illustre fiorentino e i filosofi del Novecento. Ricordiamo che i classici, mentre hanno la straordinaria capacità di parlare a tutti nella lunga durata, sono sempre anche figli della loro epoca e la bellezza nasce proprio da questa specie di matrimonio fra tempo ed eternità. Non ci sarà una fine poi, ma un numero infinito di inizi. Ci vedrà nel video e appunto poi pubblicheremo su YouTube. Bene, allora chi è Manuel Knoll? Allora, Manuel Knoll ha studiato filosofia, scienze politiche e storia presso l'Università di Monaco di Baviera. È stato tutor in teoria politica e filosofia al Geschichtsschul Institute, per le scienze politiche dell'Università di Monaco di Baviera, docente di teoria politica e presso la Scuola di Monaco di Scienze Politiche. Dal 1998 è redattore e coeditore, e questa proprio non riesco a pronunciarla, è una rivista. Widerspruch si chiama, okay. Contraddizione, contra. Nel 2000 ha conseguito il dottorato di ricerca in filosofia, scienze politiche e storia presso l'Università di Monaco. Nel 2001 è stato lettore in politica e società alla Juncker, anche qui c'è Volkshochschule. Sì, mi lascia perdere. Io non conosco il tedesco, quindi mi perdonerei. Nel 2008 ha conseguito l'abilitazione nella teoria politica e filosofica. Nel 2011 è diventato professore ordinario di filosofia presso l'Università di Fatih a Istanbul.
Nel 2013 è diventato membro dell'Istituto Lucio Annio Seneca di Madrid e ha iniziato a insegnare come visiting professor presso l'Università Boğaziçi di Istanbul. Dal 2015 è professore ordinario di filosofia presso la Istanbul State University, è peer reviewer per numerose riviste specialistiche, di cui naturalmente non vi dico i nomi perché sono tutte in tedesco, comunque sono circa 6, è membro del comitato scientifico delle riviste etica e politica, rivista di filosofia, arte e scienza, quindi grazie di averci ricordato, e della collana di libri Koinos Logos della casa editrice Rocco Caramba. Le sue principali attività di ricerca e docenza riguardano la filosofia politica antica, moderna e contemporanea, l'etica, in particolare le teorie della giustizia antiche di Platone e Aristotele, fra l'altro ricordo che ha pubblicato un lungo e bellissimo articolo sull'ultimo numero di Arte e Scienza, proprio su questo argomento, quella moderna di Nietzsche e contemporanea di Rorse e Michel Balzer, la filosofia sociale, la teoria critica, la filosofia greca classica. Nel giugno 2016 ha ricevuto qui a Roma, al Campidoglio, il premio Lucio Colletti 2016 per la filosofia. Bene, allora... a te la parola. Grazie per questa gentile introduzione, benvenuto alla relazione, grazie all'Associazione Culturale Arte e Scienza per organizzare questo evento, particolarmente a te Luca e Isabella che non può essere qui stasera. Il tema della mia relazione è l'etica politica in Machiavelli. Vi spiego un po' all'inizio di che cosa si tratta. Machiavelli è un pensatore che ha ricevuto interpretazioni molto diverse, molto opposti. Già subito, pochi decenni fa, dopo sono state scritte le sue opere, il Cardinal Pole ha detto che il principe è stato scritto con la mano del diavolo. Poi così è iniziato tutta una tradizione antimachiavellista che ha tanti nomi, un nome famoso è Federico II della Prussia che anche ha scritto un anti-Machiavelli, lui lo chiama un mostro, un insegnante del crimine. E questa tradizione continua fino ad oggi, uno dei esperti della scienza politica che sempre molto ha un'influenza enorme, che si chiama Leo Strauss, lo chiama, questo è il nostro, su, avete tutti questi citazioni? Lui lo chiama un maestro del male. Vi leggo la prima citazione. Dice: "We shall not shock anyone. We shall merely expose ourselves to good-natured or at any rate harmless ridicule if we profess ourselves inclined to the old-fashioned and simple opinion according to which Machiavelli was a teacher of evil." Allora, io cerco di difendere Machiavelli contro tutte queste critiche. Abbiamo già sentito la parola machiavellismo, deriva del suo nome. Machiavellismo vuol dire una politica del potere senza scrupoli morali, una politica che segue solo le proprie interesse. Si potrebbe anche domandare: era un machiavellista Machiavelli? La mia risposta è no. Chiaramente difendere Machiavelli anche ha una tradizione quasi così lunga come criticare Machiavelli. Se io vedo bene, ci sono tre linee di difesa di Machiavelli. Una dice: Machiavelli era un realista politico. Lui ci dice solo come sono le cose, è contro l'idealismo. Secondo me, sì, questa
questa difesa ha buoni argomenti, è giusta. Poi l'altro, Machiavelli è un repubblicano, un proponente del repubblicanesimo. Perché tutti guardano solo il principe? Ma lui, in una lettera famosa che ha scritto in dicembre 1513 al suo amico Vettori, dice: ah, il principe è solo un opuscolo, usa la parola opuscolo in questa lettera, e poi ha scritto i discorsi sopra la prima decca di Tito Livio, sono 405 pagine, e sicuramente non è un opuscolo, e qua si può chiaramente vedere che lui difende la Repubblica, il suo modello, è la Repubblica Romana, su cui Tito Livio come storico ha scritto, e lui fa commenti, discorsi su questi libri che sono ancora rimasto intatto di Tito Livio. Allora, la Repubblica, nel senso, poi torno al fine del discorso, torno alla relazione fra il principe e ai discorsi, ma Machiavelli difende la Repubblica, pensa che la forma di Stato migliore, la libertà, è l'obiettivo migliore. Va bene, la terza linea di difesa, Machiavelli era un patriota dell'Italia. Nella scienza, nella storia, da un paio di decenni, abbiamo una nuova linea di ricerca che si chiama il nazionalismo prima il nazionalismo. Normalmente pensiamo al nazionalismo, inizia forse 200 anni fa, così verso il tempo della Rivoluzione Francese, così di Napoleon in Germania, i tedeschi dicono noi siamo tedeschi perché non siamo francesi, ma in realtà inizia già molto prima questa tradizione del nazionalismo. Così Machiavelli già dice: ah, i francesi, i tedeschi hanno sempre gli stessi tratti, da Vercingetorix e Arminius fino oggi. Al fine del Principe, l'ultimo capitolo 26, Machiavelli dice: ah, dobbiamo liberare l'Italia dei barbari, con virtù italica. E poi forse possiamo andare un po' all'ultima, non all'ultima, al penultima quota, la numero 12, ti prego di leggere leggermente, così non seguo 100% la numerazione. Allora, perché dove si delibera tutto della salute della patria, non vi debbe cadere alcuna considerazione né di giusto né di ingiusto, né di piatoso né di crudele, né di laudabile né di ignominioso, anzi, posposto ogni altro rispetto, seguire al tutto quel partito che ne salvi la vita e mantenghile la libertà. Dai discorsi, terzo 41. Grazie. Allora qua possiamo anche ritornare a questa frase, che un sommario da De Sanctis: il fine giustifica il mezzo. Non ogni fine giustifica ogni mezzo. Secondo me dobbiamo correggere un po', dobbiamo dire deve essere un buon fine. La salute della patria, la libertà della patria per Machiavelli è un buon fine che giustifica anche l'uso di mezzi immorali. Ok, questo patriota repubblicano e realista politico, queste sono le tre linee di difesa di Machiavelli che si vede nella letteratura. Secondo me hanno tutti e tre buoni argomenti. Io oggi cerco di aggiungere una quarta linea di difesa, che Machiavelli, questa è la mia tesi, è già un proponente di una etica politica che possiamo concettualizzare con Max Weber, uno dei fondatori della sociologia, come una etica della responsabilità. Questa è la mia tesi, che spiegherà in corso di questa presentazione. Vediamo alcune citazioni del principe.
che secondo me sembrano di confermare che Machiavelli veramente era un mostro, che Machiavelli veramente era un insegnante del male. Ti prego il numero due. Debbe dunque uno principe non avere altro obietto né altro pensiero né prendere cosa alcuna per sua arte, fuori della guerra e ordine e disciplina di essa. Allora, sì, un umanista, nella tradizione umanista, iniziando da Marsilio de Padova, il Defensor Pacis, c'era l'obiettivo di mantenere la pace. Qua Machiavelli ci dice un principe deve occuparsi da niente altro che l'arte della guerra. Comunque, questo ancora secondo me non prova niente, perché nel suo tempo, se ci ricordiamo, l'Italia era invaso dai francesi, dal Maximilian il primo, l'imperatore tedesco, così erano delle guerre in continuazione, ogni città ha visto il proprio sacco, ogni paese, era un tempo di guerra. Così secondo me questo non possiamo usare come argomento, perché chiaramente l'arte della guerra, anche se serve per difendersi, per difendere la propria comunità politica. Muoviamo uno in avanti, il numero tre, che è già molto difficile a digerire secondo me. E chi le acquista volendole tenere deve avere due rispetti: l'uno, che il sangue del loro principe antico si spenga; l'altro, di non alterare né loro legge né loro dazi. Grazie. Uno dei temi principali del principe è come si può acquistare, mantenere e governare nuovi stati. Qua Machiavelli ci dice uno dei due mezzi principali è ammazzare tutta la famiglia del principe che era prima in regno. Questo ci fa posare la domanda: si può giustificare ammazzare una famiglia intera? Si può difendere Machiavelli contro suggerimenti del genere? Qua secondo me possiamo avere un dubbio vero. Tornerò alla citazione numero 3 un po' più tardi. Andiamo avanti, un'altra che è nella stessa linea, il numero 4, per favore. Credo che questo avvenga dalla crudeltà male usata o bene usata. Bene usate si possono chiamare quelle, se del male è licito dire bene, che si fanno a uno tratto per la necessità dello assicurarsi e di poi non vi si insiste dentro, questo dovrebbe essere di rientro. Ma no, Machiavelli lo scrive così. Che di solito è scritto con la okay. Rientro. Ma si convertiscono in più utilità dei sudditi che si può. Allora, Machiavelli qua ci dice che c'è un uso bene della crudeltà. Ovviamente questo sembra che può dire solo un mostro, perché noi forse diremmo della crudeltà non usarla per niente, stare lontano della crudeltà. Comunque secondo me si vedono un paio di cose interessanti quando si guarda questo testo bene. Per prima, alcuni dicono lui è proprio un immoralista, non vede la differenza fra il male e il cattivo, ma se si guardiamo bene questa parentesi, dice se del male è lecito dire bene. Secondo me questo vuol dire che lui è ben cosciente che la crudeltà è una cosa moralmente male. Poi secondo me è interessante che anche qua parla dai fini della politica, un fine che giustifica l'uso della crudeltà si chiama di assicurarsi. Se un nuovo principe ha un nuovo territorio,
ha un certo, una certa legittimazione, secondo lui, di usare la crudeltà. Diventiamo più concreto nella prossima citazione, perché sta parlando, secondo me, principalmente di Cesare Borgia, che aveva conquistato e unito la Romagna al suo tempo. Si sono conosciuto anche personalmente. Nel Principe lui suggerisce che Borgia potrebbe essere il principe modello da imitare, da un liberatore dell'Italia. Poi dice che deve essere anche questo uso bene della crudeltà, è solo bene se anche legato alla più utilità dei sudditi, al bene comune, possiamo dire. E questo, secondo me, anche ci dice che Machiavelli vede il bene della comunità politica e non dice ogni, non importa se si vuole usare la crudeltà, ma secondo me potrebbe essere un mezzo giustificato se è legato a certi fini, beni, secondo come vede lui. Adesso continuiamo al numero 5, perché qua parla di Cesare Borgia, che chiaramente era anche crudele. Forse vi spiego un pochino che è successo con l'aiuto del suo padre, il Papa. Cesare Borgia si è conquistato un territorio della Romagna, poi ha preso un suo aiutante, Ramirco de Lorca, che ha ammazzato un bel paio di persone. Comunque, alla fine ha ordinato la Romagna, che era in un stato caotico, in un stato di anarchia, un stato dove erano i partiti che lottavano uno contro l'altro, ma alla fine ha avuto successo e anche alla fine ha anche ammazzato in piazza Ramiro Dorca. Allora ti prego di leggere il numero 5. Era tenuto Cesare Borgia crudele. Non di manco quella sua crudeltà aveva racconsa la Romagna, unitola, ridottola in pace e in fede, il che, se si considererà bene, si vedrà quello essere stato molto più pietoso che il popolo fiorentino, il quale, per fuggire il nome del crudele, lasciò distruggere Pistoia. Qua, in questa piccola citazione, vediamo una cosa che Machiavelli fa spesso. Lui prende due situazioni, sì della storia, sì della storia contemporanea, sì della storia antica, e fa un paragone. Qua abbiamo due esempi della storia contemporanea. Pistoia, 30 chilometri di Firenze, c'era la guerra civile, c'erano i partiti che hanno litigato, che si sono ammazzato, e Firenze non ha fatto niente, perché, come ci dice Machiavelli, non volevano avere la reputazione di essere crudeli. Così loro non hanno usato i mezzi immorali, ma le conseguenze, secondo Machiavelli, secondo anche i storici, erano orribili. All'altro lato, Borgia ha usato, con un certo limite, mezzi immorali, anche crudele, ma secondo lui e anche secondo la storia, di nuovo, è vero che ha unito la Romagna e ha riattabilito, come si dice oggi, law and order. Law and order è una cosa importantissima per Machiavelli, e uno Stato è capace di assicurare questo obiettivo. Allora, vediamo un po' la relazione fra etica e politica, e adesso passiamo a Max Weber, che è uno dei fondatori della sociologia, come avevo già detto, che ha scritto un testo tradotto in italiano, La politica come professione. Ha scritto anche, era una presentazione che dopo è stato diventato un testo,
al fine di questo testo, secondo me, dice cose molto interessanti sulla relazione fra etica e politica. Io vi ho dato un breve assunto nella quotazione numero 6. Luca, ti prego. Ma quali sono ora i reali rapporti tra etica e politica? Ma è allora vero che potrebbero essere stabilite norme sostanzialmente identiche di una qualsiasi etica per rapporti erotici e d'affari, familiari, d'ufficio, per i rapporti con la moglie e l'erbivendola, il figlio e i concorrenti, l'amico e l'avversario? Dovrebbe essere davvero indifferente per le esigenze etiche riguardo alla politica il fatto che questa operi con un mezzo molto specifico, cioè il potere, dietro il quale si nasconde la violenza? Ma c'è una differenza abissale tra l'agire seguendo la massima ispirata all'etica della convinzione, secondo cui, in termini religiosi, il cristiano opera giustamente e rimette l'esito nelle mani di Dio, e l'agire seguendo l'etica della responsabilità, secondo cui si deve rispondere delle prevedibili conseguenze della propria azione. Nessuna etica del mondo ignora il fatto che il conseguimento di fini buoni è legato in molti casi alla prospettiva di dover accettare, insieme a tutto il resto, anche mezzi moralmente sospetti o almeno pericolosi, e la possibilità o anche la probabilità di cattivi esiti secondari, e nessuna etica del mondo può stabilire quando e in quale misura il fine moralmente buono giustifichi i mezzi e gli esiti secondari moralmente pericolosi. Grazie. Allora, il primo pensiero, secondo me un pensiero molto interessante, che non è possibile di regolare eticamente tutti gli ambiti di comportamento umano. E questo, finora, l'idea è l'etica cristiana, che è anche l'etica ebrea, con i 10 comandamenti, da cui sono 6 di natura morale, si possono utilizzare per tutti gli ambiti di comportamento. Così, quando lui parla della etica della convinzione, in tedesco Gesinnungsethik, lui pensa particolarmente della etica classica cristiana, che secondo lui non è adatta per il contesto della politica, perché questa etica ti dice: non puoi ammazzare, tu non puoi fare niente azioni chi sono male. Poi ne parliamo anche un po' della politica contemporanea. Secondo me, e anche secondo Max Weber, non è realista, perché nella politica bisogna sempre usare anche mezzi immorali. Forse facciamo un esempio concreto. Nel 1999 c'era ancora Milosevic, il presidente, e lui ha iniziato perché voleva il Kosovo, così ha mandato via, non so, 500-600 albani delle proprie case. Così a questo punto la NATO ha detto: ok, dobbiamo fare qualcosa per fare finire Milosevic, che stava facendo. Allora, mi sa che vi ricordate, la NATO, noi possiamo forse anche dire, abbiamo bombardato Belgrado. Io un paio di anni fa ero un paio di volte a Belgrado, si vede ancora i battimenti che sono distrutti. Ma l'idea era il fine bene di far finire questa politica crudele di Milosevic per ottenere questo fine bisogna usare mezzi immorali, molto immorali. Max Weber è molto compatibile bene con la politica, perché chi usa questi mezzi entra nella colpa, e lui lo vede un dilemma. Secondo me ha proprio ragione, perché quanti civilisti possiamo sacrificare per fare finire Milosevic
a mandare via queste persone delle proprie case, di distruggere la propria vita di queste persone. Sono 5, sono 10. Sono dilemmata morali che ognuno deve, ogni politico in questo caso deve fare le proprie decisioni e poi deve anche avere le proprie responsabilità. Scusa Mario, però in base a questa logica, vuol dire che mi sembra paradossale definire politica della responsabilità. Abbiamo un caso che è ancora più eclatante, che è ancora più antico, che è quello della bomba atomica. Cioè, le bombe atomiche di Hiroshima e di cose furono sganciate proprio per ottenere quel buon fine di cui parli tu, di quella cosa. Cioè sì, di fare il carico, non vogliamo che i nostri... Però lì non si tratta di dire abbiamo ammazzato, cioè, si dice che sono state ammazzate, sono state distrutte interamente due città, sono state fatte migliaia, centinaia di migliaia di vittime, però, quindi non mi sembra che si possa, diciamo, adottare una logica così superficiale, insomma. Cioè, bisogna anche fare i conti un pochettino, non è, anche numerici, voglio dire, proprio nel senso spiccio, insomma. Una cosa è uccido 10 persone, d'accordo, però per il bene, una cosa che io, in base a questa logica, allora adesso se c'è un pazzo nel mondo che è, non voglio fare alcun riferimento, ma sappiamo che scatenavano la guerra nucleare, perché questo è il buon fine, ci liberiamo di quella persona, sì, ho capito, ma gli effetti poi quali sono? Quindi insomma, bisogna anche capire un pochettino, è un po' il problema della sostenibilità della ricerca tecnologica e scientifica, no? Una volta non c'era questo problema, no? Che si pensava che qualunque scoperta scientifica e tecnologica andasse sempre nel senso del bene dell'umanità. Poi si è visto invece che questo non è vero. Non è vero non perché le scoperte tecnologico-scientifiche in sé siano buone o cattive, ma perché è l'uomo sempre che le manipola e quindi è sempre l'uomo che decide se usarle in un senso o nell'altro. Quindi insomma mi sembra che sia un modo un po' troppo approssimativo, insomma, di affrontare il problema, di quello di dire il buon fine giustifica qualunque mezzo. Mi sembra inaccettabile. Scusa, se posso intervenire. Come no? Anzi, no, io voglio dire. No, possiamo discutere ogni momento. Mi ha aperto a tutti quanti. No. Ovviamente siamo già a un punto molto cruciale. Io prima ho sentito accennare alla probabilità. Secondo me, io non lo so se, come dire, se Machiavelli avesse esattamente questo in mente, però poi cerco di mostrare. Esatto, però io credo che sia questo proprio il punto chiave. Noi non abbiamo dei parametri oggettivi per poter dire quale fine è buono o non è buono. Noi possiamo soltanto giudicare in base a valutazioni probabilistiche. È vero quello che tu dici, però è anche vero nel momento in cui tu lo dicevi, io posso pure pensare che quell'intervento sia stato fatto, non sarà così, perché poi, però, per evitare un numero più alto di vittime, per esempio, perché se... Ma quello della bomba atomica? Certo. No, assolutamente non è no, ma questa era la logica, allora, che si sa della storia... Allora, è storia della bomba atomica, sì, quella è una storia... Quella è una storia infame. No, allora, della bomba atomica si sa che gli scienziati, è storia questo, non è che lo sto inventando io, gli scienziati avevano proposto di fare una dimostrazione della bomba atomica. Lì è stata una cosa, una nefandezza degli Stati Uniti. Allora, era come fare un test nucleare. La proposta degli scienziati atomici era quella di dire: riuniamo i governanti di cose, vi facciamo vedere qual è il potere distruttivo dell'arma che abbiamo. Bastava fare questo, c'era bisogno di fare.
insomma, non esageriamo, non scomodiamo la probabilità, non c'entra niente. E quindi dobbiamo fare i conti semplicemente con una coscienza umana. Quella della bomba atomica degli Stati Uniti è stata una nefandezza degli Stati Uniti per impadronirsi in maniera violenta del dominio che infatti c'è stato per anni. Gli Stati Uniti erano il terrore di tutto il mondo, perché loro avevano la bomba atomica, quindi loro potevano fare quello che volevano, era quello di imporre la loro potenza. È stato un modo violento di imporre. Scusate, volevo finire solo il mio discorso perché mi hai detto contropotenza. Sono due discorsi diversi. Allora, su questo possiamo discutere anche all'infinito, perché nello stesso tempo ti posso dire che forse avremmo avuto il nazismo che continuava fino ad oggi, e quante persone, diciamo, sono state uccise tra ebrei, eccetera, non ne parliamo. Quindi, scusa se ti interrompo, la Germania era capitolata già era il Giappone soltanto che era ancora in guerra. Ma la bomba atomica però non è stata creata, è stata creata per difendersi a posteriori. Tu puoi giustificare tutto o condannare tutto. Io voglio solo fare un altro discorso. Quello che mi sembra interessante è proprio questo, tra l'altro, diciamo, seguendo gli insegnamenti che io ho ricevuto e che poi ho sviluppato, per quanto mi io credo che appunto l'unica etica possibile sia quella della responsabilità, e l'etica della responsabilità non può che basarsi su valutazioni di probabilità. Non c'è altra strada. Se noi pensiamo ancora oggi di fondarci sull'oggettività, noi commettiamo degli errori terribili. E adesso io ti faccio subito una domanda, ma scusa, tu che sei allievo di definirti, ma la probabilità è un fatto oggettivo? No, e allora è un fatto soggettivo. No, e quindi esattamente per questo motivo. Allora, se è un fatto soggettivo, vuol dire che mi assumo la responsabilità della mia valutazione. Che è soggettiva? La mia valutazione è imperfetta. E che cos'è imperfetta? Imperfetta come se ce ne fosse una perfetta, per me non ce n'è. Come idea. Che giustificazione, scusa? No, è quello, cioè. Proprio perché io l'unico strumento nei confronti della realtà che ho è valutare probabilità, perché quello che è successo è dato, punto. E la base alle tue informazioni, sulla base delle mie informazioni che hai in questo momento. Allora io sono un essere etico se mi assumo la responsabilità delle mie valutazioni. Io credo che Machiavelli, scusa, forse ho anche anticipato, però io credo che, anzi, diciamo, mi sembra di aver avvertito questo. Ora chiedo a Manuel se in qualche modo ho compreso o può essere una chiave di lettura. Io credo che Machiavelli, sia perché, come dire, come origini, dove è nato, perché questo faceva parte di quel pensiero, sia perché lo ritengo uno dei più alti pensatori da questo punto di vista, cioè mi sembra che effettivamente abbia dato un quadro. Ovviamente non c'era magari il linguaggio come possiamo avere oggi della probabilità, cosa significa, della logica dell'incertezza, eccetera, eccetera, dei sistemi complessi, ma a mio parere, ripeto, mi sembra che sia verso questa strada, cioè l'accettazione soltanto delle responsabilità. Quindi noi giudichiamo poi sulla base di quello che è la nostra responsabilità. Basta. Posso inserirmi? Prego. Io sì, subito, un attimo, una risposta brevemente. Allora, io sai come lo definisco invece Machiavelli. Scusa. Naturalmente faccio, ognuno fa ricorso sempre al proprio background delle cose, ma quindi sì. Tu come probabilista, sì. Io come ingegnere e studioso di chimica, un ibrido di dissonanza tra il repubblicano e il monarca.
correggimi se sbaglio, ma il periodo storico cos'era? Era la Repubblica dissoluta, corrotta dei tempi di Soderini, e arrivano i medici, lui è repubblicano da una parte, però invoca poi sistemi che sono monarchici. Infatti si è anche detto che è un repubblicano monarca, è un ibrido di risonanza fra repubblicano e monarca. Riguardo, poi ti lascio la parola, riguardo al discorso della bomba atomica, non è che... allora, quella è una nefandezza pura, non c'entra niente, perché il come dice, il pericolo del nazismo, prima di tutto, quando si ideò, quando si appunto si pensò di costruire la bomba atomica, la famosa lettera da Russo, eccetera, si pensava che appunto in Germania si potesse costruire. L'unico che poteva costruirla era Heisenberg, che però per fortuna, no, questa è storia, non è che lo sto aspettando io, era Heisenberg, che invece per fortuna non era un nazista. Anche Fermi, no? Prego? Anche Fermi è stato regalato agli Stati Uniti. Sì, no, sto parlando del timore che avevano in America, no? C'era il timore che i nazisti potessero arrivare prima alla bomba atomica. E l'unico che poteva cose era Heisenberg, però Heisenberg invece non si è mai prestato a quelle cose, no? Comunque questa è una, diciamo, è una... ad ogni modo, quando fu sganciata la bomba atomica, la Germania aveva già capitolato, e c'era soltanto il Giappone, quindi il pericolo del nazismo non c'era più. Quello è stato un atto di forza dei satelliti per dire: guarda, violentemente ti dimostriamo che noi adesso siamo la potenza numero uno di tutto il mondo. E questo è stato, infatti, per anni è stata questa, diciamo, il sentore, l'immagine degli Stati Uniti nel mondo. Quindi quella è una cosa proprio che non c'entra né la probabilità né la... In ogni modo, il discorso che dici tu, ho capito, ma uno può fare un discorso di quel genere, ma se le conseguenze riguardano soltanto se stesso, ma no, uno non può dire: guarda, io mi baso su questa valutazione di probabilità che è soggettiva, che quindi si sa che è dovuta semplicemente ad una imperfezione delle informazioni su quel determinato evento, ma che coinvolge tutta quanto una comunità. Ma che assurdo, ma che ragionamento è? Non è, purtroppo invece è così. Ma non deve essere così, perché no? Ma se non c'è una verità, se non c'è una verità, c'è una verità. Ma non è che c'è la verità, ma la verità non esiste, lo sappiamo benissimo che non esiste. Allora, l'unica verità sono le vite umane, quelle sono le verità. E l'unica verità sono quelle, nute che stiamo a filosofeggiare la verità, le verità, la probabilità, le cose, tutte quelle cose belle. Ma le vite umane, ma che scherziamo? Dice adesso no, sai, giustifichiamo le cose perché io mi faccio questo calcolo della probabilità soggettiva, ma facciamo, ammazziamo milioni di persone, però abbiamo eliminato una minaccia, una Luca. Hai come al solito fatto un passaggio logico di quello che io ho detto assolutamente esistente, ma non fa niente. C'era ancora un intervento. Mi posiziono così in modo da... vieni qua, abbiamo il video, quindi... La probabilità benissimo, non bisogna sottovalutare il contributo della stupidità umana, che tra l'altro si afferma anche agli altri. Più si va in alto, più si ha la probabilità di essere stupidi. Questa è stata una sorta dei greci, della Grecia Pericle, che si chiama la solitudine del tiranno. Cioè, più un politico è potente, più è isolato dentro una bolla. Perché nessuno gli dice più la verità, gli dice: ah, come sei bravo, come sei... Per esempio, Luigi XIV era un uomo orrendo, puzzava, mancava di quasi tutti i denti, eccetera, eccetera, però tutti lo celebravano come l'effigie della bellezza. Questa è la storia, questa ha conseguenze enormi. È vero che si poteva fare il senso del deserto del Nevada, della bomba atomica, invitando semplicemente l'addetto di risale dall'ambasciata del Giappone a Washington. Questo è vero, però c'è una cosa, c'è una stupidità che è quella della vendetta, perché la vendetta è una cosa stupida, perché non è che se tu mi hai ammazzato mio padre, io ammazzo tuo padre,
e io recupero qualcosa, non recupero assolutamente nulla. Ed era vendicarsi dell'attacco di Pearl Harbor. Quello era. Loro la dovevano far pagare ai giapponesi. E infatti i giapponesi erano isolati in fondo al Pacifico, si poteva anche far demolire così nel loro brodo, diciamo, una volta finito il pericolo nazista. Questa è una verità accettabile. Sì, territoriale. Invece no, dovevano pagare sempre, eccetera. Questo è il punto. Oggi però siamo nella la cosa drammatica, poiché non si impara nulla dalla storia, non perché la storia non insegna, ma perché gli uomini non vogliono apprendere, perché devono conservare il loro punto di vista, quale che esso sia, e ne abbiamo avuto per adesso una dimostrazione. Allora è questo. Oggi noi abbiamo il problema che è stato ipocritamente chiamato del contrasto alla proliferazione nucleare. Che vuol dire proliferazione nucleare? La bomba atomica chi ce l'ha se la tiene e quando vuole la usa. Quelli che non ce l'hanno non la devono avere. Io dico, ma con quale faccia uno che ha la bomba atomica dice a un altro no, tu non la devi avere? E questa mi sembra veramente altro che prepotenza. Quindi non bisogna contrastare la proliferazione atomica, bisogna abolire l'arma atomica. Questa è l'unica cosa razionale e questa credo che sia una certezza, al di là di ogni incertezza epistemica. Grazie. Grazie a tutti. Purtroppo non prendiamo. Purtroppo questo è il perfetto. E poi, scusa, permettetemi solo una battuta. Al tempo di Luigi XIV puzzavano. Sì, certo. Ma lui puzzava. No, ma cioè, guarda, c'è una tradizione francese in questo, perché i francesi più dei tedeschi hanno l'idea della lotta di potenza nicciana, no? Lì ce l'ha diventato. Guarda, pensa che Napoleone, che è stato veramente un gran cafone, tutto e per tutto, su questo non c'è dubbio, che invita il Papa a Parigi a non soltanto di farsi incoronare, poi gli strappa la corona dalle mani, se la mette in testa lui, dice Dio me l'ha dato, poi che me la tocca. Non sono stati manco 3 anni e quello introduce, gliela tolta e l'ha spedito a Sant'Egno. Ma la cosa più, però era anche un cafone, quando rientra dalla Russia con l'armata decimata, cioè erano partiti in 300.000 e tornavano in 10.000, manda un dispaccio a Parigi dicendo l'armata è decimata, l'imperatore sta bene e arriva tosto. È il massimo della cafoneria, che però fa è in gara con un'altra cafoneria. Quando era al fulgore del suo potere, fece staccare la Gioconda dalle pareti del Louvre per appenderla nella sua camera da letto. Vedete come a quali abissi di stupidità si arriva quando si ha il potere assoluto. Per quel virus che si chiama la solitudine del tiranno. Allora il vero problema è come si fa a rendere meno solo il tiranno? Bene, sì. Adesso diamo la parola a Marco. Senti, una cosa anche comica. Okay. Ernst Hutten in origine. Ernst Hutten, che è stato l'allievo di Einstein a Berlino nei primi anni 30 e che ultimamente era professore di fisica a Londra. Faccio questa parentesi perché vedo che non lo conoscete. Invece Armando in Italia gli ha pubblicato un sacco di libri, Le idee della fisica, Freud, Einstein, eccetera. È il più grande amico della nostra associazione Centro Agatè Arte e Scienza. Ma ha raccontato, lui era amico di Bertrand Russell, ma ha raccontato che il nonno di Russell, quindi detto da Russell, ha incontrato Napoleone quando faceva il Grand Tour in Francia, e Napoleone aveva le unghie nere. Che era cafone. Anche su. Vabbè, allora. Grazie a tutti questi interventi. Forse pochi commenti voglio fare comunque. Iniziamo di questo che so io delle storie, delle source della storia, il ragionamento degli americani è se noi usiamo la bomba atomica finiamo questa guerra e salviamo la vita dei nostri ragazzi che erano lì in
battaglia contro i giapponesi. Chiaramente anch'io sono d'accordo con te, possiamo dire